best combination around. Emily and Alexander, really quite a pair. Wherever there's adventure, you'll find these two cousins there. We like to visit relatives. Oh, and making friends is fun. Yep, excitement seems to find us whenever we do either one. Evil rats are all around, so trouble soon begins. We just put our heads together, in the end we always win. Country mouse and city mouse, we're really quite a pair. Wherever there's adventure, you'll find these two cousins there. Country mouse and city mouse. Il kimono. Il fascino dell'estremo oriente. Erano anni che sognavo di venire qui. Cugina Emily, cugino Alexander, sono lieta di potervi accogliere qui a Tokyo. Ci divertiremo un mondo, cugina Fumi. Quando viaggi con Alexander devi sempre avere mille occhi. Ogni volta che sparisce si è cacciato in qualche guaio. È un pasticcione. Sei stata molto gentile ad invitarci alla cerimonia dei 753. Noi abbiamo un debole per le feste. Che cosa celebra questo? È giorno in cui i bambini giapponesi fanno ingresso in società e per la prima volta possono indossare abiti tradizionali. Si tratta di bambini di 7, 5 o 3 anni. Che meraviglia! Le bambine saranno tutte in merletto. Ma no, qui indossano il kimono con una larga cintura in vita che si chiama obi. Complimenti, Alexander. Tu conosci l'abbigliamento giapponese. E lui conosce quello che si indossa in tutto il mondo. È un vero esperto in materia. Oh, da me troverai bene. Io vivo in negozio di sete di mia amica Kiko. È bimba simpatica e suo padre è molto famoso. Fa kimono più preziosi di tutta Tokyo. Ma che splendido negozio! E anche il quartiere è delizioso, Fumi. Ha un aspetto così tranquillo. Santo cielo! Ma i vostri clienti vanno sempre così di fretta. Quello non è cliente, Emily. È là un ladro! Ecco che arriva altro ladro! Fermiamolo! Ehi, ma... Mi metta subito giù, prego! Oh, mi scusi, ora devo scappare. Addio! Oh, grazie, Alexander. E ha persino il coraggio di salutare. Oh, no! Fumi! Quei furfanti hanno preso tutte le sete più preziose. E oltretutto hanno messo a soqquadro il negozio. I ladri sono sempre uguali in ogni parte del mondo. Oh! Ah, se soltanto fossimo arrivati qui qualche minuto prima, gliel'avrei fatta vedere io qui. Stavo dicendo che gli avrei fatto vedere io questa meravigliosa pezza di seta. Osservi. Oh, ma è incredibile. Ha notato come fa risaltare il colore degli occhi? Ci incontreremo presto. Fatemi passare. Oh, santo cielo, cos'è successo qui? Ehi, Fumi! Fumi, ti prego, rispondi! Fumi! Per fortuna sei sana e salva. Oh, Kiko, è stato terribile. Sono arrivati quei ladri e hanno portato via quasi tutta la seta. Se permettete, faccio le presentazioni. Io sono Alexander e questa Topolina è mia cugina Emily. Benvenuti qui in Giappone. La mia casa è vostra, onorevoli ospiti. Oh, papà, siamo stati derubati. Oh, ci hanno portato via tutte le sete. Che disastro. Beh, ne è rimasta qualche pezza. Presto, nascondiamoci. Quello è l'imbellatore. Vostra maestà, graziosa principessa, prego, siamo onorati di avervi qui. Chiedo umilmente perdono, ma di solito non c'è tutto questo disordine. Basta. Sei tu il mercante di sete di nome Oda-san?
La principessa Mizumi ha bisogno di un kimono per la cerimonia dei 753. Mostrami le sete più belle che hai. Purtroppo mi sono rimaste solo delle sete molto semplici, Vostra Altezza. Cosa? Mi stai proponendo di far indossare a mia figlia un kimono da popolana per caso? Oh no, certamente no. Ma se vorrete sarò onorato di dipingere queste sete per voi. Ma il risultato dovrà essere qualcosa che si addica ad una principessa imperiale. Bene, allora domattina porterai al Palazzo Reale le sete più preziose che hai dipinto. Non mancare. Ricorda bene però, la seta che la principessa indosserà dovrà essere la più preziosa che si sia mai vista. Kiko, portami pennelli e colori, presto. Oh, povero Oda-san. Sarà costretto a fare tutto quel lavoro entro domani mattina. E se quei topacci tollassero all'uvale anche le ultime sete? Stai pensando anche tu quello che penso io? Precisamente. Non ti preoccupare, Fumi. Alexander e io abbiamo in mente un piano. Abbiamo udito come un campanello. Sì. Oh, ecco, ho quasi terminato, Kiko. Bravissimo, papà, è meravigliosa. Vieni, Kiko. Ora è meglio andare a dormire. Abbiamo avuto una giornata faticosa. No, aspetta, papà. C'è ancora una pezza da dipingere e poi io non ho sonno. Posso rimanere sveglia. Abbiamo lavorato abbastanza, mia cara. La cena è servita, cugini. Prego, buon appetito. Oh, povera me. Scusatemi tanto, adesso ci riprovo. Non sono molto pratica. Guarda, Emily, bisogna fare in questo modo. È semplicissimo. Era una trappola! Dannazione! Se trovo quei topi li riduco in polpette! Oh, ma che stupido! Non me ne ero accorto, capo! Scusa! Andiamo! Emily, hai visto come li abbiamo fatti spaventare? Ma che fai? Santo cielo! Guarda come hanno rovinato questa pezza! Oh no! Consoliamoci! Le sete già preparate sono salve! Sì, questo è vero. E forse anche questa potrà servire a qualcosa. Io non butto mai nulla. È stata una giornata eccitante. E domani ancora di più, mio caro cugino. Kiko va a Palazzo Imperiale. Perché non accompagnate lei? Oh, al Palazzo Imperiale ci servirà un vestito adatto. Alexander, ti ho già detto di stare fermo, per favore. Per essere ammessi al palazzo dobbiamo sembrare dei veri giapponesi. Aia! Sì, ma quello che non capisco è perché devo vestirmi da donna. Spiacente, cugino. Purtroppo la seta è rimasta troppo colorata per un uomo. Ad ogni modo, ti sta d'incanto, credi? Tieni. Eh no, questo è troppo, mi rifiuto. No, senti no. Un po', tu ci tieni a visitare il Palazzo Imperiale, sì o no? Ma se una di voi due oserà farne parola con qualcuno, se ne pentirà. Ascoltate, noi a Palazzo dobbiamo fare molta attenzione a acchiappatopi. Ma quale acchiappatopi? Non vorrei
dire per caso? Già, parlo di enorme gatto bianco che gilla in palazzo notte e giorno. In città dicono avere occhio grigio e occhio giallo e mangiare solo topini. Ma dai, sono le solite sciocchezze. A noi non fa paura, è vero, Alexander? Ma certo! Oh, sono solo esagerazioni. Ma dimmi di che colore hai detto che ha gli occhi? Plesto, plesto! Kiko e Oda-san, plorti a paltile! Oh. Ecco le sete, papà. Però ne manca molto una, bene. È sparita, l'ho cercata dappertutto, ma sembra scomparsa. Non ha importanza, cara, ne abbiamo a sufficienza, mi sembra. Oh, Emily, che bel kimono, stai benissimo. E stai molto bene anche tu, Alexander. Notte scorsa, Donati Lagli è rovinato pezza così noi usata per questi kimono. Sono una meraviglia. Andiamo. Spero che all'imperatore piacciano le nostre sete, papà. Lo spero anch'io, Kiko, lo spero anch'io. Ecco palazzo. Il palazzo imperiale, bello. Non allontanatevi troppo. Questo posto è troppo grande per dei topolini come voi. Mm. C'è il mercante di sete, Vostra Altezza. Bene, fammi vedere cos'hai portato. Con immenso piacere, Altezza. Troppo scura. D'accordo, Altezza. Troppo chiara. Sì, giusto, Altezza. Troppo vivace. Sono d'accordo con voi. Troppo spenta. Naturalmente, Vostra Altezza. Caspita, che vaso meraviglioso! Sapete, i capolavori di questo genere mi lasciano senza fiato. Andiamo a visitare il resto. Alexander piace molto visita. Lo vedo. Speriamo soltanto che tutto il suo entusiasmo non gli faccia dimenticare che c'è l'acchiappatopi reale in giro. Oh, Alexander, sta attento! Nessun acchiappatopi, per quanto reale, riuscirebbe mai a catturarmi, Emily. Quindi... Oh! Ah! Giada! Oh, purissima! Porcellana! Che delicatezza! Pelliccia! Calda, morbida e... vera! Ma si può sapere che cos'ha da urlare? Tutti questi capolavori mi hanno veramente eccitato. Non credo avere tempo di guardare le capolavori. O l'ha impegnato con acchiappatopi, guarda! Aiuto, 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 aiuto! Alexander, presto! Da questa parte! Bel micetto! Vieni qui, tesorino bello! Troppo triste. Fumi! Venite, presto! Che guaio! Il tuo kimono è tutto strappato! Ferma lì! È proibito girare per il palazzo imperiale. Dov'eri andata tu? Cos'hai in mano? Questa sì che è una seta adeguata ad una principessa. La voglio. Ecco, Vostra Altezza. Il kimono deve essere pronto per domani mattina, ci siamo capiti. Un momento. Che deliziosa topolina. Mi piacerebbe tanto averla. Naturalmente, principessa. Su, Kiko. Permettetemi di offrirvela, principessa. Sarei onorata se voleste accettarla come umile dono. Si chiama Fumi. Oh. Oh, povera.
Povera Fumi, non possiamo abbandonarla così. Ma certo che no, dobbiamo riportarla a casa da Kiko e al più presto. Bene, andiamo a salvarla allora. Aspetta un attimo, come facciamo a ritrovarla? In qualche modo riusciremo, non preoccuparti. Non mi preoccupo, vorrei solo sapere come. Tu sei la prima amica che abbia mai avuto. Ma voi, principessa, non avete molti amici qui? Beh, sai, non ci sono altri bambini nel palazzo ed è talmente triste stare qui. Anche Kiko molto sola, sempre impegnata a aiutare suo padre e non avere tempo per giocare. Allora non sono solo le principesse a sentirsi sole. Spero tanto che questa sia la finestra giusta, non ce la faccio più. Comincia a far freddo. Chissà se almeno Fumi è al calduccio a quest'ora. Ho il presentimento che non se la passi poi male. Guarda. Ah, beh. Bene, è proprio lei. Era ora. E questo cos'è? Oh. È un drago. Non temere, Emily. Ti salverò io da quella bestia selvaggia. Brutto drago multicolore, ti dai per vinto, eh? Alexander, scusa, quello è un aquilone. Certo, l'avevo capito. E mi è venuta un'idea. Hai presente quel numero al trapezio che fanno al circo? Ti sembra questo il momento per parlare di circo, Alexander? Ma certo, guarda. Yee-hee! E ora a te, ce la puoi fare. Ce la posso fare, eh? Se lo dice lui, andiamo! È divertente, però. Coraggio, andiamo a liberare Fumi. Fumi, svegliati. Emily, Alexander, come avete fatto voi a trovare me? Abbiamo avuto fiuto. Addio, principessa. Noi vedremo ancora. Fa presto, meglio andare via. Andiamo. Ecco fatto. Presto. Piano. Oh. Attenta. Oh. Oh no. È meglio toglierci da qui, è pericoloso. Su, coraggio, forza, forza. Si parte. Aquiloni con laghi volanti sono mia passione. Voi tenetevi forte e arriveremo a casa prestissimo. Oh cielo, hanno lavorato tutta la notte. Forse noi potremmo fare qualcosa. Magnifica idea, Emily. Forza, al lavoro. Prima stendiamo seta. Poi prepariamo i colori. Solo che invece di utilizzare le mani, noi dipingeremo con i piedi. Da questa parte e da quella. Che cosa? Ma è incredibile! Ehi, Kiko, svegliati! Guarda un po' qui! Oh, papà, è davvero stupenda! Sai, non mi ricordavo che l'avessimo fatta così bella stanotte. Oh, Fumi, sei ritornata! Presto, Kiko! Tra non molto la guardia reale verrà a prendere il kimono. Dobbiamo fare in fretta! Comunque, credo che avanzerà abbastanza seta per cucire un obi che oggi alla festa verrà indossato da una ragazza molto speciale. Oh, papà, grazie mille! Oggi indossi l'obi per la prima volta, Kiko. Questo significa che stai diventando una signorina. E come sai, le giovani donne devono mantenere la parola data. Ricorda che hai regalato Fumi alla principessa. Sì, hai ragione, papà. Mi dispiace tanto, Fumi, ma cerca di capire. Devo riportarti alla principessa, le ho dato la mia parola. Lo so, Kiko, tu hai delle decisioni molto saggia.
Hop. Oh, povera cara. Sembriamo quasi due sorelle. Principessa, ho qui una cosa che vi appartiene. Prendete. Ti ringrazio di cuore, Kiko, però non posso accettare. Fumi ti appartiene, è giusto che resti con te. Che cosa c'è lì? Attenzione! L'ho presa. Io invece ho preso loro. Tutte queste emozioni mi hanno messo un appetito. Sono sicura che questa volta ce la farò. L'oblio così. Tutti i miei complimenti, Emily. Mi è venuta in mente una cosa. Mangiare con i bastoncini è un po' come lavorare a maglia con una mano sola. Coraggio, dite sushi. Sushi. Emily, Fumi scrive che Mitsumi e Kiko sono diventate amiche per la pelle. Non è meraviglioso? È sorprendente, direi. Un'amicizia simile tra la figlia di un mercante di sete e la figlia di un imperatore. A me non sembra tanto sorprendente, Alexander. In un'amicizia non importa se si è ricchi o poveri. Gli amici devono sapersi dividere tutto, tu non credi? Prego. Più che giusto, Emily. Più che giusto.